Io sono felicissima che oggi Paola sia qui perché sono l'unico candidato sindaco donna di Augusta, penso la prima, quindi insomma per me è veramente un onore avere una donna che in Senato ci rappresenta in una maniera meravigliosa, che rappresenta, incarna lo spirito del Movimento 5 Stelle, quindi per me è importante, soprattutto per parecchi di voi che magari non conoscono che cos'è il Movimento 5 Stelle e che ancora pensano che si tratti di un partito come tutti gli altri, con tessere e quant'altro, chi meglio di Paola ci può spiegare, ecco c'è anche Stefano. Abbiamo anche uomini nel 5 Stelle. Dai, qualcuno per le quote di genere, dai Stefano. E quindi lascio la parola a Paola che sicuramente insomma rappresenterà perfettamente quello che è il Movimento 5 Stelle e quali sono le nostre idee. Togliete questa seconda voce. Sì, infatti. Buongiorno. Sassa, prova. Buongiorno, buongiorno a tutti, vi ringrazio assolutamente di essere così numerosi, per noi è una boccata di ossigeno vedere che esistete, perché tante volte stando là dentro si perde un po' la sensazione di che cosa sta accadendo a livello di movimento fuori. Lei... Noi siete voi la ondata di ossigeno. Vero, ci dissetiamo a vicenda. Perché il movimento? Perché un candidato donna con il Movimento 5 Stelle? Perché ci proviamo anche ad Augusta? Perché ci riusciamo? Io spero anche ad Augusta, ci dobbiamo riuscire. Io la cosa che apprezzo di più quando ci fermano, scusate anche la voce, ma questa è la terza giornata in Sicilia, abbiamo toccato mille tappe, ho detto mille parole, ma lo faccio sempre volentieri perché è anche questa la nostra missione. Il Movimento 5 Stelle non si ferma nei palazzi, non si ferma nelle stanze, ma continua a stare fortemente in mezzo alle persone, a portare quello che accade dentro, lo portiamo fuori, e quello che accade fuori vogliamo continuare a portarlo dentro. Io la cosa che apprezzo di più e che mi dà più forza quando continuo a parlare con le persone e continuo a spiegare qual è il progetto del Movimento 5 Stelle, perché ricordiamolo sempre, io lo ricordo a lei che si sta candidando, lo ricordo a lui che è già eletto, noi non siamo un partito politico, noi siamo un gruppo di cittadini attivi che è entrato nelle istituzioni perché quella era l'unica maniera per far ascoltare di nuovo la voce del paese. Là dentro non ci ascoltano più e io mi emoziono quando la gente mi ferma, ci guarda e ci dice: andate avanti perché siete la nostra ultima speranza. È vero, io non è per portare acqua al nostro mulino, per noi è una battaglia di dignità, è una battaglia per la vita. Voi specialmente qui, come in altre zone della Sicilia, quando siamo andati giù a Termini Imerese, quando siamo andati giù dove c'è l'Ilva, è una battaglia per la vita, perché abbiamo appurato e lo sospettavamo che stavano giocando anche con la nostra vita. Purtroppo da quando siamo là dentro abbiamo scoperto che lo fanno in maniera cosciente, stanno speculando su quella che è la nostra vita, la vita dei nostri figli, non gliene frega nulla di quello che accade là fuori, l'importante è che tutto quello che loro facciano porti soldi nelle loro tasche, ed è qualcosa che non è più accettabile. Io sinceramente vivevo bene prima con il mio stipendio, vivevo dignitosamente quella che era la mia vita e che volevo che fosse. Nessuno mi aveva mai prospettato di entrare in politica, perché come ben sapete non viaggiamo come viaggiano gli altri, perché quanti amici c'hai, quanti parenti c'hai, quanti voti mi puoi portare. Io ero sola come figlio dei 12 anni che ancora manco vota, quindi a me non mi si filava nessuno. Se non fosse stato per Grillo, e io questa cosa la voglio ricordare perché tante volte ho visto gente andarsene per nuovi lidi, alcuni purtroppo anche da queste parti, non solo andarsene dal Movimento 5 Stelle, ma poi entrare nel PD addirittura. E dopo che sono entrati nel PD hanno avuto anche il coraggio di parlare male di Beppe. Quando io continuo a dire che... Sì, sì.
glielo devo, perché se non fosse stato per il coraggio, per la voglia di far cambiare le cose, per la voce unica che era in quel momento, poi si sono accodate le nostre piano piano, ma è stata veramente l'unica voce all'inizio che ha detto che questa politica era marcia, che c'era qualcosa in questo sistema paese che non andava e che bisognava che i cittadini si riprendessero la politica e si riprendessero le istituzioni. Io non so quanti di voi hanno saputo che tutto il gruppo del Senato del Movimento 5 Stelle è stato denunciato da altri 10 senatori per attentato alle istituzioni. Veramente è il paradosso, è il paradosso. E siamo stati denunciati perché abbiamo fatto una protesta quando è stato approvato lo Sfascia Italia, perché oltre a quello che vediamo qui con il petrolchimico, oggi è permesso di trivellare tutte le coste dell'Italia, perché per due soldi si buca il Mediterraneo per trovare uno strato di petrolio che è minimo, lo sappiamo bene, ma per prendere due soldi o per fare un favore a chi ha mandato Renzi là dentro, il terzo presidente del Consiglio mai eletto, un paese che vive oltre che un dramma. Dal punto di vista economico vive un dramma dal punto di vista democratico. Tante volte noi ci fermiamo su quelli che sono i problemi pratici, lo vediamo tutti sulla nostra pelle, e la lotta contro il Jobs Act, lasciamo stare, guardate, io ve la do così, non so se l'avete letta l'ultima notizia dell'INPS che ha detto quanti sono realmente i posti di lavoro che sono stati, 13 posti di lavoro, cazzo, questo ha fatto una riforma per fare 13 posti di lavoro, gli trovavo io, guarda, glieli trovavo io, se ti metti a... Ma chi te pare? 13 posti di lavoro. Si è fatto una bocca così, con un ministro, signori Poletti, che io non vi permetto perché la magistratura fa il suo corso e la politica ne fa un altro, ma dopo 13 anni nelle cooperative, con quello che sta avvenendo fuori sulle cooperative rosse, perché ricordiamo com'è il sistema che per 20 anni è stato in mano a Berlusconi, guarda un po', si scopre che parallelamente la sinistra conviveva ed era connivente con un sistema tramite le sue cooperative, e avevano creato questo nuovo sistema mafioso, perché lo chiamiamo così, perché ormai non mi sento più in difficoltà a dirlo, Roma la conoscete, no? È un comune fortemente mafioso, perché non viene dalla Sicilia, Pignatone l'ha definita una mafia originale e originaria, perché se la sono creata direttamente sul territorio. E c'è un politico, e c'è una cooperativa, e c'è un malavitoso che sta lì e che in maniera più o meno corretta ti istiga e ti porta soldi, speculano su tutto. Voi qui avete il Carabinieri, noi di là avevamo Buzzi, che quanti sono gli immigranti? 200, allora ne segniamo 2000, quanti devono arrivare? 2000, fanno arrivare 4000, perché ci si mangia, tante volte ci fanno fare la guerra con i poveri, è vero. Questo è un paese che ha smesso di fare la guerra alla povertà e ha cominciato a fare la guerra ai poveri. Siamo scomodi se siamo malati, perché dovremmo avere un diritto a essere curati. Siamo scomodi se siamo disoccupati, perché dovremmo avere diritto a un lavoro. Siamo scomodi se non ci possiamo permettere di pagare la scuola privata, perché dovremmo avere diritto all'istruzione. Sistematicamente questo è un governo che ha minato tutti i nostri diritti. Io continuo a essere fiera, come pochi, di essere nel 5 Stelle, continuo a essere fiera di venire a fare le campagne elettorali senza promettere nulla, ma raccontando quello che già è stato fatto. Noi abbiamo sovvertito tutto, quelli venivano e ti dicevano ti prometto che farò, ti prometto che ti darò, ti prometto che faremo, noi oggi veniamo e diciamo signori noi abbiamo fatto, abbiamo restituito, e continuiamo a dirlo perché i media non lo fanno passare, non lo raccontano, il Movimento 5 Stelle a livello nazionale 130 parlamentari hanno restituito 10 milioni di euro, 10! Allora se la matematica non è un'opinione,
e se avessero veramente voglia di fare qualcosa per questo paese, là dentro siamo più di 1000. Se ognuno di noi, se ognuno di loro avesse fatto quello che abbiamo fatto noi, forse per il microcredito invece di 10 milioni di euro ce n'erano a disposizione 100 milioni di euro. E allora perché per fare una legge si aspetta tanto il Parlamento e non si mette la mano in tasca e si fa qualcosa da cittadini? Vi rendete conto che noi, nonostante là dentro abbiamo ottenuto più risultati come cittadini liberi e onesti che come parlamentari, perché come parlamentari non ci fanno fare niente, come cittadini facciamo quel cazzo che ci pare e come cittadini diamo in piedi i soldi e come cittadini ci inventiamo il microcredito e come cittadini permettiamo oggi, ed era qualcosa che già esisteva ma non te lo dicevano quando andavi in banca, chi di voi ha avuto un contatto con un direttore di banca che gli ha detto guarda che c'è anche il microcredito, già esisteva, esisteva, noi abbiamo dato dei soldi in più, abbiamo aumentato le garanzie, ma era un prodotto che potevano tranquillamente utilizzare, ma non faceva comodo a nessuno farlo sapere, anzi non eri l'amico dell'amico dell'amico, che tu potevi anche non avere delle garanzie, potevi anche non farti pignorare casa, che comunque c'era uno strumento per farti dare i soldi. Abbiamo dovuto fare i cittadini, metterci là sotto e fare una manifestazione e un sit-in per ottenere un IBAN, un IBAN. E siamo andati lì con le mani sporche di petrolio per fare una protesta e siamo stati denunciati come dei cittadini. L'immunità parlamentare è solo per i cazzi loro e per i loro delitti. Per noi neanche una protesta. Io vi giuro, la mia non è una rabbia, tutti in galera, no? Tutti a casa era prima, io li mando tutti in galera e ci vanno in galera, ci vanno, perché ogni volta che vi dicono, ogni volta che qualcuno dice che il Movimento 5 Stelle non ha fatto niente, ricordatevi che finché siamo in democrazia, perché se Renzi si porta a casa riforma costituzionale e legge elettorale, questo paese rischia una grave crisi di democrazia, e quando qualcuno si sveglierà e si accorgerà che ha perso la libertà di scegliersi, forse sarà troppo tardi per andare a cercare il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, la propria dignità, la devi cercare quando ancora sei libero di farlo. Io mi chiedo come si fa ad andare a letto e rischiare di svegliarsi una mattina con un rimpianto di dire ah cazzo se l'avevo fatto prima. E quando avrai quel rimpianto, quando penserai che forse, piuttosto che la solita faccia, lui mi ha detto che sono 7 volte che c'è sta il manifesto di, non lo so come si chiama, chi si era candidato? Marco Stella, ecco, cioè, sono 7 volte che te candidi, basta, se non hai fatto niente prima che vuoi fare adesso? Come quelli che vengono qui, non vengono più neanche con il loro simbolo, si vergognano. Lamoretti! Sì. La Moretti, no. Lasciamo stare. La Moretti è un esempio di veramente manipolazione genetica dell'essere umano. Cioè tu 2 anni fa eri un deputato, 1 anno fa eri un europarlamentare, mo sei un candidato. Allora o il PD è uno che si duplica perché non c'hanno più nessuno che ci mette la faccia, oppure c'è qualche problema veramente di possibilità di trovarne uno non indagato, non condannato, che vada ancora a prestare il culo e la faccia per i cavoli loro. Perché questo è quello che fanno, mettono dentro le persone che servono ai loro interessi. Non c'è nessuno che si fa una campagna elettorale come fanno loro, come facciamo noi, andando a chiedere che cosa serve al territorio. Di che no, non lo dobbiamo forse neanche chiedere, siete voi che ce lo venite a dire e siamo noi che lo viviamo sulla nostra pelle, quello che serve dal territorio, perché noi ci veniamo dal territorio. Guardate che là dentro è, Alessandro ogni tanto lo dice, là dentro perdi la dimensione, là dentro entri e ci stanno i tappeti rossi, ci sono gli assistenti parlamentari che ti fanno l'inchino, buongiorno, ben trovato, ti aprono la porta, ci sono quelli che siedono accanto a me che si prendono 15.000 euro al mese, io ne guadagnavo 13.000 l'anno, che ne sai come si vive? Cosa ne sai che significa crescere una famiglia? Cosa ne sai cosa significa la mattina a distanza di anni vedere la mamma
del bambino che va a scuola con tuo figlio, che andavi a fare colazione, dite no, colazione non vengo più perché c'ho da fa. O andare alla pizza, e prima si mangiava tutti quanti la pizza, e mo la pizza non c'è più. Ma non è vero, e nessuno. Quella era Berlusconi, dirà la stessa cosa Renzi, perché tanto siamo lì, è uno il clone dell'altro. Non abbiate vergogna mai di dire quanto è difficile vivere e quanto in questo momento sia ancora più difficile essere onesti e non cadere nella trappola del facile scambio, della promessa, a parte che le promesse non le possono più mantenere. Questo paese non ha più lavoro, questo paese non ha più risorse, questo paese ha veramente l'unica speranza che è rappresentata da cittadini onesti. Io lo continuo a dire, l'unica forza politica che si è dimostrata onesta e che non è stata indagata, inquisita e coinvolta in tutto quello che sta accadendo, il Movimento 5 Stelle. E credetemi, è l'unica vera alternativa per avere di nuovo una speranza, e non è semplice. Lei entrerà in un comune dove troverà un disastro come troviamo noi ogni volta che mettiamo le mani in qualunque cosa. Non c'è una partecipata, non c'è un ministero, non c'è un contratto, non c'è un appalto, non c'è nulla che ha funzionato fino ad oggi che non sia sporco, che non sia corrotto. E se permettete, quando io vengo a sapere che per fare l'Expo oggi, per mettere il pannello davanti all'impianto, perché non lo finiranno mai, gli dobbiamo dare ancora 10 milioni di euro per quella che è la grande campagna all'alimentazione sostenibile, andassero a coltivare la campagna dove hanno prima sversato quintali di rifiuti tossici e mangiassero quello che hanno costretto a mangiare a noi, che costringono a mangiare voi, quando mettono il mercurio nel mare. Quando siamo venuti la prima volta io rimasi sconvolta qui, mi portarono le foto di quelle che erano veramente delle mutazioni genetiche di specie ittiche, perché l'inquinamento era talmente importante che stava dando dei risultati. E quando sento il parroco, che avrei piacere di conoscere, non so se farò in tempo, elencare una volta al mese tutti quelli che sono i morti, e quando vi vengono a dire che no, non dipende da quello, come dissero no, non dipende dall'ILVA, come dicono no, non dipende da quello che abbiamo sversato. Sì signori, ce l'hanno tutti sulla coscienza e noi non smetteremo mai di ricordarglielo, e non smetteremo mai di ricordare a noi stessi che essere diversi significa dare una nuova possibilità a questo paese. Aiutate lei, aiutate noi e aiutate voi stessi ogni giorno. Grazie, grazie di cuore. Intervenire dopo Paola è una faticaccia.